Allora, eccoci qua all'ospedale con Irma. Siamo venuti a portare le medicine, altre medicine per lei. Irma è ancora uno scheletro, perché chiaramente è 4 giorni che è qua, vero? Irma ha molta, molta paura. E la storia di Irma, praticamente l'abbiamo trovata da una volontaria, ci hanno chiamato e ci hanno chiesto di andare da questa volontaria, perché voleva fare la puntura per ucciderla. Noi siamo arrivati 5 minuti prima del veterinario, scusate, fa anche molto molto caldo. Siamo arrivati 5 minuti prima del veterinario, io ho detto di non fare la puntura perché non c'era qualcosa che non riuscivo a capire. E sotto la scrivania abbiamo trovato questa creatura, questa femminuccia di 2 anni, che praticamente è uno scheletro, e non mangiava da tanti tanti giorni. Io ho detto di no alla puntura e, scusate, ma fa molto caldo. Ho detto di no alla puntura perché volevano fare la puntura per ucciderla e l'abbiamo portata in ospedale l'hanno vista, le ho fatto le radiografie, la volontaria ha detto che era stata investita 2 volte, ma non è vero. Le radiografie non hanno evidenziato nessuna ferita da auto. Irma praticamente probabilmente è stata costretta a non mangiare, non veniva dato niente da mangiare a questo cucciolo, a questa cucciolotta, perché la volontaria si faceva dare dei soldi probabilmente e dopo gli faceva fare le punture. Io adesso siamo molto allerta su questa cosa, stiamo cercando di capire se lo fa con altri cani. Irma comunque siamo riusciti a non farla uccidere, adesso è stata operata. Oggi finalmente, oggi si è alzata, ha camminato un pochettino e ha mangiato, che questa è una cosa molto importante. È stata operata, le è stato asportato un po' di intestino perché aveva dei grossi problemi. Sembra che finalmente sia fuori pericolo, almeno da quello che vediamo, perché oggi ha iniziato a mangiare, ha molta paura ancora. E niente, quindi noi, anche Irma, è una miracolata, perché se no arrivavamo. Se noi arrivavamo 3 minuti dopo, Irma non c'era più, quindi è una miracolata e qualcuno, la sua buona stella, ci ha messo sulle sue tracce. Ed è questo che io dico, che le volte non possiamo pensare. Noi quando ci chiamano, bisogna per forza, io ho 2 secondi per prendere una decisione, e molto spesso la decisione è giusta perché Irma non è morta, è qui con noi e adesso praticamente avrà 3 settimane di per stare qui in ospedale per essere curata, perché è uno scheletro, quindi deve rinforzarsi. Stamattina quindi ha mangiato per la prima volta e ha camminato un pochettino. E niente, adesso noi abbiamo comprato una copertina, visto che è una femminuccia, ci hanno chiesto l'ospedale di comprare una copertina, abbiamo comprato questa copertina per lei, rosa perché è una femminuccia, è vero Irma? E Irma deve solamente riprendere fiducia dall'uomo. Ha vissuto sotto una scrivania, infatti adesso l'abbiamo trovata sotto la scrivania, ancora gli occhi un po' spaventati, però va bene, Irma ha mangiato, speriamo che ce la faccia, che riesca a superare, noi ce la stiamo mettendo tutta, e come con tutti gli altri randagi che sono ricoverati, e continuate ad aiutarci, continuiamo noi a sobbarcarci delle spese, oggi abbiamo portato le altre medicine perché qui le medicine dobbiamo portarle noi, non le dà l'ospedale in Ucraina, e quindi noi dobbiamo già arrivare con le medicine, quindi noi dobbiamo sempre pagare subito prima ancora che il cane, appena il cane viene chiaramente ricoverato. Adesso io la metto giù perché magari lei ha un po' paura, poi magari non so se gli fa male qualcosa, però Irma la metteremo in adozione, appena si riprende, appena ingrasserà un pochettino, e la metteremo in adozione e poi vi farò sapere. Irma, eccola qua. Va bene, volevo farvi vedere un'altra cosa perché è giusto farvela vedere. Miau cosa? Miau cosa? Dopo il gattino, dopo il cagnolino, la cagnolina che avevate visto nel bosco, e con la gattina o il gattino, ma è maschio, questa faccia da maschio, vero? Ma come sei piccolo? Come sei piccolo? Questa poi è la gioia di essere animalisti e di sapere apprezzare. Fagli un primo piano, perché è troppo bello. Ma che bello che è. Che bello che è.
anche lui è in cura, quindi come l'altro cagnolino sta per palmo dalla mano. Niente, volevo dirvi solo questo, che allora a settembre io ho deciso di fare questa associazione dove raggrupperò finalmente, dopo tanto lavoro, per convincermi i volontari di strada ucraini, per dargli forza. Spero domani abbiamo appuntamento per far costituire questa associazione, per vedere cosa bisogna fare, eccetera. Che saltano anche questi gattini. Quindi l'associazione sarà ucraina, però lavorerà anche al di fuori dell'Ucraina, perché io vorrei un'associazione che praticamente non pensasse troppo, ma agisse subito, perché noi, come vedete, noi, nel senso io e Vlada, che poi siamo noi, dobbiamo, non abbiamo tempo e come avete visto, tanti animali li salviamo proprio perché decidiamo subito cosa fare. E questa associazione quindi raggrupperà tutti questi volontari ucraini di strada per dare voce, finalmente una volta per tutte. In 2 anni di questo lavoro, 2 anni di questo lavoro qui in Ucraina, ho capito cosa bisogna fare, io mi sono fatto le mie idee e vorrei fare questa associazione che sia un'associazione che agisca veramente per gli animali, per i randagi ucraini e magari anche per altre situazioni. Quindi un'altra cosa che volevo dirvi comunque, anche se lo ascolti Dogante è meglio ancora, io non sono da solo qui in Ucraina. Ieri ho avuto un lunghissimo colloquio con l'ambasciatore Fabrizio Romano, che è l'ambasciatore italiano a Kiev. Abbiamo avuto un incontro di un'ora e quarto e lui, come sempre, mi ha dato la sua totale disponibilità. Quindi non sono lasciato da solo. Da tutti, il governo italiano, tramite l'ambasciatore Romano, mi aiuterà ancora per tutte le cose che io avrò bisogno, quindi è una grossa cosa che l'ambasciata italiana sia ancora al mio fianco in questa lotta. Sì. Quindi niente, avete visto le novità di oggi, la nostra Irma finalmente ha fatto qualche passo e ha mangiato, adesso mettiamo via questa creaturina, piccolina, e quindi sappiamo altre cose che non dirò in video perché, come ho detto, tante cose io non potrò più dirle, però sappiamo altri movimenti che verranno fatti dai Doganter, questo posso dirlo, e di conseguenza ci stiamo premonendo, quindi non stiamo lasciando niente al caso, abbiamo deciso bisogna contrastare e contrasteremo in qualsiasi maniera. Ok, con questa piccola creaturina noi vi diamo una buona giornata a tutti, vero? Creaturina ucraina, che manca. Ok.